C'era una volta una piccola foresta dove viveva un gruppo di lepri. Esse, quando uscivano dal bosco, dovevano stare attente, perché senza la protezione degli alberi diventavano facile preda delle aquile. Queste, infatti, erano ghiotte di lepri e quindi stavano sempre allerta. Un bel momento, le lepri, non potendone più, decisero di lottare contro le aquile per sbarazzarsene una volta per tutte. Sapevano però che da sole non ci sarebbero mai riuscite e cominciarono a chiedere l'aiuto degli altri animali. Andarono allora dal leone, il quale disse: «Non mi interessa, a me non possono fare nulla e se non ve ne andate subito sarete una mia preda». Le lepri scapparono immediatamente ed andarono dal gorilla, ma anche egli rifiutò di aiutarle. Come ultimo tentativo provarono con le volpi. «Buongiorno», dissero. «Abbiamo deciso di lottare contro le aquile. Volete allearvi con noi?» Le volpi si guardarono e sghignazzando risposero: «Vi aiuteremmo molto volentieri se non sapessimo chi siete voi e contro chi volete combattere». A quel punto le lepri, rimaste sole, rinunciarono alla lotta, consapevoli che avrebbero perso in maniera disastrosa. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che coloro che vogliono far guerra contro i più forti non pensano alla propria incolumità. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.